Start, 2, 1, boost to ignition, and liftoff. Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Infinity Castle Dungeon, un gioco che unisce la modalità hardcore e roguelike. È un gioco di ruolo, siamo in un castello, gioco di ruolo, è un hack and slash dove abbiamo una sola vita e dove cercheremo di andare il più avanti possibile, moriremo di sicuro. Il gioco esce ad agosto, non so il motivo, mi hanno già mandato il gioco completo, mi hanno detto non è una demo, è completo, va bene. È tradotto in italiano ma col Google Translator, come si può vedere e come vedremo. Ed è molto interessante perché all'inizio ci fanno un lo si capisce qua da tutoriale. Praticamente con F si interagisce e praticamente si vanno a prendere le spade, con R si lancia, con lo spazio si salta, con la Q ci si scambia arma sinistra-destra, perché col tasto sinistro del mouse colpiamo con la mano sinistra, col tasto destro del mouse con la spada destra, quello che abbiamo nella mano destra, e col tasto E ci curiamo. Questo è a grandi linee. Qua abbiamo la possibilità appunto con F di prendere questo e andare ad aprire questa stanza. Qua vedete che abbiamo una sorta di raffigurazione di una mappa, di, come fosse quella di un gioco di ruolo, e vedete qua colpiamo con la Q scambio. Ecco, adesso colpisco, vedete, non ho nulla nella mano sinistra, colpisco col tasto destro. Qua abbiamo un forziere con una chiave che prendo e andiamo avanti. Vedete, qua serve la chiave, io la apro, qua dentro c'è un nemico, non so se... Dobbiamo anche... perché il nemico scambierà le armi, quando ne avrà una sola, per colpirci in base al lato dove siamo girati. Questa è una figata. Vedete, ci fa prendere anche una pozione, col tasto E ci curiamo. E intanto andiamo avanti. In alto vedete la mappa un po' alla Darkest Dungeon, dove ci dice che cosa stiamo andando a scoprire. Qua abbiamo un'arma. E qua ci dice premi spazio PD. Lui si muove, noi ci muoviamo con VASD, ma in realtà punta, e qua serve molto addestramento, dove stiamo guardando con il mouse, soprattutto quando ci mettiamo dritti. Vedete, premiamo qua, salta ed evitiamo. Ora vorrei cambiare questa. Ok, così abbiamo due spade. Io penso sia l'usura. Andiamo avanti. Qua abbiamo un boccino che non so cosa sia. Ok. Qua vedete che ci serve una chiave dorata, ma non so dove sia questa chiave dorata. Potremmo andarci. Vedete qua. La mappa è sempre diversa, perché ci ho giocato prima ed era diversa. Allora, qua in pratica abbiamo un nemico che vedete sta continuando a scambiare. Ovviamente dobbiamo apprendere nel pattern d'attacco. Qua abbiamo la possibilità di, girandoci verso l'arma, sull'incudice ne la ripara, e qua invece ce la rende infiammata. Facciamo solo con la destra adesso. Qua dobbiamo andare a lootare gli oggetti che ci sono qui col tasto F, e vedete che qua abbiamo trovato delle frecce, e qua abbiamo trovato la famigerata chiave. Ok, qua non dovrebbe esserci altro perché dovrebbe essere tutto chiuso, e quindi abbiamo trovato la nostra chiave. È un gioco anche da live questo, a dire la verità. Vedete, apriamo e con F andiamo dentro e abbiamo completato il primo livello, e si scende. Nella pagina principale, valutazione D, io nella prima partita avevo preso B, nella pagina principale del gioco ci sono le classifiche con i migliori giocatori. Ovviamente qui moriremo, un gioco che va avanti presumibilmente all'infinito. Abbiamo ancora la spada che brucia, vediamo se fa 35 danni e questo ne fa 44. Le casse non abbiamo modo di distruggerle, no, però abbiamo una porta. Però di là, vedete che mi dà il diamante. Sì, infatti probabilmente di qua c'è un tesoro. Bello questo. Questo cos'è? C'era qualcosa... Ah, oh, vabbè. Ok. Bello! Pozione. Questo è una chiave. Molto bene. Ci curiamo subito. Ok. Ah, ce la siamo cavata, dai. Sotto c'è una chiave. Andiamo giù.
o c'è da usare una chiave, non lo so. Qua abbiamo i funghi avvelenati. Ok. Siamo morti. Siamo già morti. Dai, prova. E si riparte dall'inizio. Credo. Sì, ripartiamo da qua. Che non è il tutorial, ma è il livello 1. Quindi si riprende da qui. È il motivo per cui qui c'era questo. Vabbè, vediamo adesso cosa c'è. Qua sotto abbiamo... hanno rivoluzionato le stanze. Cazzarola, è diverso. No. Ok. Cavoli, è bello perché... adesso non abbiamo... ok, così. Dobbiamo tornare indietro adesso. Cerchiamo di mantenere la calma e soprattutto di mantenere... la vita. Ok, allora, questo cos'è? Un forziere. Cura. Ah, no, non è staccabile. Ok. Io una curettina me la darei. Vediamo cosa c'è anche qua dentro. Serve una chiave. Cos'è questo? Non ne ho idea, ma intanto ho usato la chiave, quindi va bene. Qua dentro. Due nemici, molto male, molto molto male. Allora, dobbiamo colpirlo. Vedete che sto cercando di usarlo in strategia. Ma no, ma non è possibile, dai, cazzarola, ancora. Vabbè, babbo, devi partire da capo. Sono un po' avventato. È diverso ancora, è cambiato ancora. Vabbè. Apriamole tutte le porte. Niente. Cura. Vada. Dai, vediamo cosa c'è qua. Questo è alle spalle. Due ce ne sono. Aspetta che no. Scambio l'arma. Vedete che lo attacco, che sono più comodo. Anzi, in realtà sarei quasi più comodo. Bisogna tenere sempre il mouse in vista. Prendo anche questa. Perfetto. Stavolta è andata decisamente meglio. Qua abbiamo un mappamondo. Ma è fatto veramente bene come disegni. Ok, qua dentro un'altra pozione. Ma non ci siamo fatti male. Sto iniziando un pochino ad apprendere le meccaniche di combattimento. Allora, qua ci sono delle stanze che non sono visitabili. Credo che andando in su ci sia il tesoro. Quindi andiamo in su. Andiamo. No. Aia. Ok. Cavoli, ci ha fatto malissimo però. Pozione. Frecce. E la chiave. La chiave non so per cosa, ma... olè. Andiamo di qua. Forzierino. E questo è un pugile. Ma mi ha afferrato! Mi stanno attaccando in... mamma. Beh, bellissimo, perché il pugile mi ha afferrato e mi picchiava. Intanto è arrivato anche l'amico e mi hanno sanato di botte in due. È veramente interessante, veramente molto interessante questo gioco. Poi esce ad agosto, quindi immagino che o abbiano grossi progetti. Vedete che continua a scambiare l'arma. Io la scambio. Ok. Posso attaccare anche con due. Però non ho cure. Vedete che lui è scoperto su un lato? Ma dai! Dai. È stato un inizio un po' sfortunato questo, eh? Vabbè, non so poi se si presti a giocare anche con il pad o meno, però... devo dirvi che per quanto sia fallimentare questa mia avventura, è divertente. Anche continuare a rifare e vedere che cosa salta fuori a ogni run. Niente.
No, è una pozione. Buttala via. Qua c'è una stanza. C'è un nemico che... cura. Mi prende anche l'altra. Sì, è un gioco tremendamente cattivo. Allora, di qua c'è il tesoro. Quindi c'è... Dio, come entro qui? Così. Semplice. Allora, shift, control, prendo tutto senza... Ok. Fatto. Qui abbiamo già guardato. Ah, serve una chiave però lì. Che non ho ancora. Però intanto qua prendo una pozione che prendo subito perché non si sa mai. Devo ricordarmi di usarle in combattimento, le trappole. Allora. Lì abbiamo il nostro amico pugile. Questo è il nostro ranocchio. Non so se ci sia una sorta di stealth. Però sono veramente tanti qua, eh. Il pugile sta scappando. Quello lancia magie di veleno. Ma dai, mi saranno di botte, però io mi curo. Mi curo ancora. Ma il pugile non va mai giù? Adesso picco anche un po' l'alchimista qui pazzo. Questo ha in mano una... Ok. Ok. Ok, l'abbiamo ucciso. Ora, aia. Fatemi prendere l'ascia. Questa fa una bella mossa. Allora, dietro qui c'è qualcosa? No, però c'è il forzierino. Chiave. Pozione che prendo subito. Oh cazzo, questo è un mimic. Cura, cura, cura. Ah, cazzarola, non ho le cure. Dai, cazzarola. È bellissimo. Adesso io non voglio tediarvi perché questa è una roba che si può fare anche in live, si può tentare anche in live perché è molto, molto figo come gioco. Adesso vedo quando pubblicarlo perché ci sarà una questione di embargo, credo. Cioè, ma non mi puoi mettere i nemici all'inizio? Devo attaccarli dopo che... Quello che mi starete dicendo è devi attaccarlo dopo che ha attaccato, infatti. Ma non è facilissimo, eh? Poi attaccando con l'arma meno rossa faccio più danno. Però non si può andare avanti così. Dai. Dai, faccio ancora una. Allora, porta sinistra destra, vado sinistra. Vedete che si spostano i mobili e trovo roba. Ah, con il tasto. No, perché non ho archi, quindi... Eccole lì. Sì, vabbè, attacca dietro un tavolo. Va. Quello ha fatto prendere fuoco alla spada. Attacca. Ok, grazie. Grazie per la spada. Qui dentro c'è qualcuno? No. Però magari troviamo una pozza? No. Andiamo. Ah, hai messo il tavolo davanti, eh? Maramaldo. Ancora un colpo e sono morto. Che cazzo. Vabbè. Ragazzi, io trovo questo gioco veramente figo. Veramente tanto figo. Era, non, diciamo, la visuale così non è propriamente originale perché l'avevo già vista in Unexplored. Questi sono i record mondiali. Cioè, arrivando a livello 11 potrei essere il primo del mondo. O il secondo, o il terzo. Però insomma io sono qua. Però sono entrato in classifica mondiale. Quindi se ottavo sono. Non sono, va bene dai. Ragazzi, fatemi sapere che cosa ne pensate, perché il gioco è davvero interessante. Nello specifico, allora, il nome è Infinity Castle Dungeon ed esce il 13 di agosto. Fatemi sapere cosa ne pensate qua sotto nei commenti. Alla prossima e ciao ciao.